Nelle 18 diocesi della Sicilia è stata avviata la Peregrinazio della Lampada Diocesana di San Francesco, un cammino spirituale che culminerà il 3 ed il 4 ottobre ad Assisi. Questa iniziativa, volta a contribuire all'illuminazione della lampada che arde sulla tomba di San Francesco, patrono d'Italia, riveste un significato profondo per l'intera isola. Durante questo percorso, ogni diocesi riceverà una lampada adornata con le immagini di San Francesco, Santa Chiara e della Sicilia. Attraversando le diverse parrocchie diventerà un punto focale per momenti di preghiera, simboleggiando la luce di Gesù Cristo che guida ogni credente. La lampada, oltre ad essere un simbolo spirituale, si trasforma in un gesto tangibile di carità, poiché le comunità che la ospiteranno potranno raccogliere e donare olio. Qualora la raccolta superasse il necessario per alimentare la lampada di San Francesco, l'olio in eccesso sarà donato ai bisognosi attraverso la Caritas dei diversi comuni. Giunta alla Cattedrale di Nicosia il 25 febbraio, la lampada è stata posta davanti all'altare maggiore durante la messa celebrata da Padre Santino Paternò. È un segno perché riconosciamo San Francesco patrono d'Italia, ma riconosciamo anche il suo impegno di attenzione agli uomini, il suo impegno per la pace, tutte quelle realtà che noi sentiamo come necessità nel nostro mondo di oggi. E allora adesso noi accogliamo la lampada che è il segno della luce di Cristo, che ci è stata comunicata questa luce il giorno del nostro battesimo. E siamo chiamati a impegnarci come cristiani a risplendere nel nostro mondo per essere, come ci dice Gesù, sale, lievito e luce. Al termine della celebrazione è stata distribuita a tutti i presenti un'immaginetta con una preghiera per un momento di riflessione concreta. Questa iniziativa, sebbene semplice, costituisce una preparazione spirituale significativa per i fedeli che raggiungeranno Assisi in ottobre. La lampada, ora in movimento tra le parrocchie nicosiane, verrà accolta ad esempio presso la chiesa di San Francesco venerdì alle 19:30 e sabato a San Paolo. Durante questi incontri i fedeli avranno l'opportunità di offrire un proprio contributo donando olio d'oliva, consolidando così il legame tra la spiritualità francescana e l'atto concreto di condivisione.